Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi finalmente sono qui a presentarvi la tanto attesa per alcuni pala dell'Aldo Novi. Per chi mi segue spesso sulla pagina Facebook e anche chi mi segue nei video, l'avevo accennato anche in altri video, avevo questa pala, questo modello qui di questa pala dell'Aldo Novi che mi è stata regalata da Zaxis FS. Sicuramente tanti di voi già lo conosceranno perché è un ex membro del SAZ Team. È un bravo modellatore, molto bravo. L'unico suo difetto, gliel'ho detto anch'io, è che purtroppo modella con SketchUp, che diciamo che non è proprio un programma di modellazione adatto per attrezzi o mezzi che andranno a finire su Farming Simulator. Anche perché non si possono regolare determinati valori e quant'altro, quindi come il caso di questa pala, molte cose tipo lo smusso qui delle finestrelle viene parecchio definito e quindi tanti poligoni e quindi che vanno a gravare appunto sul peso del modello. Allora, prima di tutto ringrazio Zaxis perché mi ha regalato appunto, mi ha offerto questo modello da texturizzare e mettere in game per i miei 5.000 iscritti, come avevo scritto appunto sulla mia pagina tempo fa. Io ho fatto le texture, ho messo in game, ho sistemato tutto quanto ed ora appunto è qui pronta per essere scaricata anche da voi, ovviamente in comune accordo con Zaxis, tutto questo. Appunto ringrazio ancora Zaxis per il modello e gli rinnovo anche l'invito magari a voler entrare nel team Agrifutura perché gli ho già proposto, ci sta pensando, quindi ragazzi convincetelo a pensarci per entrare nel team. Detto questo, visioniamo un attimino com'è la pala e quant'altro. Allora, prima date uno sguardo al modello, quindi fate finta di non vedere le texture. Il modello è molto buono, ho confrontato anche con il sito ufficiale, sì, il sito della Novi, praticamente è un sito ufficiale perché lo è ovviamente. È molto buono, mancano penso i fari che però penso siano optional e i rulli che anche quelli penso siano optional e dovrebbe esserci bene o male tutto, forse mancavano un paio di bulloni qua sulle fasce laterali che le tengono unite praticamente alla pala principale e forse qualche bulloncino qui e lì, ma niente di che, diciamo che il più tanto, tra virgolette, perdonate l'italiano non corretto, è fatto, quindi ottimo, ottimo lavoro Zaxis. Peccato appunto che sono un po' tanti i vertici, pur essendo solo una pala, diciamo, però se il modello è così, diciamo che per stavolta si può anche chiudere un occhio. Quindi bravo Zaxis e grazie ancora. Dopodiché io ho fatto le texture all'in-game, le texture che vedete qui, in comune accordo con Zaxis abbiamo deciso di optare per un effetto usato, come potete vedere, anche scolorito e diciamo la verniciatura del ferro venuta via, per così dire, e anche qualche segno di usura qui e là, come vedete sugli spigoli, l'effetto usura, che purtroppo su Farming ha perso tanto, tanto, tanta definizione, diciamo, sembra quasi un pochino pixelosa la cosa, infatti anche il dirt, come potete vedere, è leggermente pixeloso in certi punti, cosa che purtroppo è così su Farming, perde un pochino di qualità, portandole qui, diciamo. Gli attacchi sono corretti, sono proporzionati correttamente e gli adesivi anche quelli è stato fatto, diciamo, un effetto usura anche per quelli, cioè il tempo che è andato. Infatti vedete anche qui che sono stati consumati e rovinati appunto da un ipotetico utilizzo nel tempo. Dopo qui segnali di ingombro che probabilmente forse è meglio se anche qui faccio qualche segno di usura, magari quando rilasceremo, cioè adesso registro il video, quindi magari in questi giorni prima che uscirà il video sistemo anche quello e anche se i segnali di ingombro magari avranno qualche effetto usura, ora che ci penso. Questo appunto è il dirt che si sporca qui dove praticamente viene spalato o silato e anche un pochino qui dietro, però un pochino più polveroso, un pochino più chiaro, un pochino più polveroso qui dietro. Vedete anche i cartelli, il retro dei cartelli di ingombro un pochino rovinati. Niente di che, anche qui ho perso un po' di qualità esportando la texture e mettendola in Giants Editor per Farming, però purtroppo è così. Bene, ora passiamo un attimino a vedere come funziona.
Vi dico subito che serve la Improved Silage Bunker, qualcosa del genere, o la BGA Extended, qualcosa del genere. Comunque vi lascio il link in descrizione, dovete scaricarla per forza, altrimenti non funzionerà in trincea, vi caricherà solamente il silato fermentato. Invece, se mettete anche quella mod lì, vi caricherà anche il silato non fermentato, che è appunto quello che interessa, una mod così, praticamente una pala così. Scusate questo piccolo taglio, ragazzi, l'ho fatto dopo aver registrato il video perché me ne sono scordato di dirlo. Allora, dovete sapere che pur avendo la BGA Extension, che è quella mod che vi ho detto che dovete scaricare se volete utilizzare la pala, altrimenti non vi carica il silato, anche se avete quella mod, nelle mappe che hanno, richiedono la BGA Silo, tipo la Enz V3, mi pare anche la Holzhausen, la Belgic Profond V3 e quelle lì che richiedono appunto la BGA Silo, purtroppo anche avendo la BGA Extended, quella mod lì, la pala non funzionerà. Non chiedetemi perché, abbiamo provato un po' in tutte le maniere, ma non funziona, quindi mi dispiace ragazzi, ma su quelle mappe lì, quelle determinate mappe lì che hanno bisogno della BGA Silo per funzionare le trincee, purtroppo non funziona la pala. Però su tutte le altre, l'originale e tantissime altre mappe, quasi diciamo il 95% delle mappe che si sono uscite finora funziona. Magari in una V2 di questa pala, se riusciremo a trovare come farla funzionare, o magari qualche mod che permetterà appunto di far funzionare anche su quelle mappe lì, ve lo comunicherò. Ecco, torniamo al video. Bene, vediamo, io uso questa qui. Ovviamente qui quando la collegate i piedini di appoggio spariscono. Vediamo, ecco, vedete, sono spariti. Perfetto. Ok, allora basta che voi vi avvicinate alla trincea e purtroppo sia che voi siate alzati, sia che voi, cioè che voi abbiate la lama alzata, che voi l'abbiate abbassata, lui carica purtroppo. Ecco, vedete, io ora l'abbasso e vedete che la carica sia da alzata che da abbassata. Ecco, questo è il suo particle, diciamo, quando arriva al massimo si ferma così. E purtroppo carica, ora vi faccio vedere anche quanto, è come se fosse, diciamo, un rimorchio, carica un tot di litri e dopo bisogna per forza scaricare, altrimenti non si può più caricare né altro. Infatti vedete 12.000 litri. Se voi siete qui nella trincea, dove vi esce anche il simbolino di scarico, voi premete Q e l'Evitac scarica con il suo particle del silato. Dopo, se voi andate avanti ancora, lui va avanti a caricare all'infinito e potete scaricare e caricare all'infinito. Ecco, dopo ve la gestite un po' voi la cosa. Dopo, se volete, non so, arrivare al fondo della trincea, scaricate, tac, ecco. Dopo potete anche arrangiarvi voi tranquillamente in base al vostro stile di gioco e a come volete utilizzare la pala e quant'altro. Dopo, con quella mod che vi metterò in descrizione, appunto, potrete anche fare particolari, diciamo che aumenta la realisticità della trincea. Ecco, infatti, se potete vedere, c'è compattamento, local compaction, che praticamente sarebbe una sorta di compattamento locale, come se vi dividesse tutta la trincea in piccole zone dove c'è silato e dove non c'è silato. Ecco, quindi voi potete trasportarvi silato da una zona all'altra, per così dire. Ora vediamo in modalità sviluppatore, no, non si vede. Potete trasportarvi piccole zone di silato da una parte all'altra della trincea, per così dirvi. Dopo potete compattare una sola zona come tutta la trincea se lo fate tutta una cosa unica, ecco. Ora non sto qui a spiegarvi per bene, ve la guardate voi per bene se vi interessa. Ecco, purtroppo quando alzate la pala che è piena esce questa cosa qui, cioè nel senso il particle silato rimane attaccato alla pala, ma purtroppo così non si può fare niente. Quindi bisogna tenerselo così. Io vi consiglio di lasciarla sempre giù, dopodiché svuotate quando siete giù e fate la retro alzando la pala. Ecco, in questo modo così può sembrare molto più reale rispetto alla classica alzata, torno indietro e quant'altro. Ecco, questo è il mio pensiero. Dopo, appunto, vi gestite voi. E niente, non ha altre funzioni particolari, non mi viene in mente niente. Il dirt ve l'ho fatto vedere, come funziona ve l'ho fatto vedere, quindi abbassate con V, scaricate con Q. Ovviamente dovete avere quella mod là di cui vi ho parlato prima, che sarà in descrizione del video. E nient'altro, dovrei proprio avervi detto tutto.
Ora valuteremo se fare anche una versione completamente pulita, diciamo, una versione nuova di zecca, con gli adesivi nuovi, senza segni di usura e quant'altro. Ecco, magari scrivetelo nei commenti se volete anche una versione così, altrimenti teniamo solo questa qui usata, effetto usato e basta. E nient'altro, io ringrazio ancora Zaxis, gli faccio ancora i complimenti per aver modellato questa pala che in SketchUp non deve essere per niente facile fare questi dettagli. E nient'altro, ringrazio anche voi per la visione, spero che scaricherete la mod e l'apprezzerete, magari dateci un consiglio su come migliorarla se pensate che possa essere migliorata, oppure. Va bene, anche i complimenti, penso che li accettiamo molto volentieri quelli, però ovviamente anche le critiche costruttive non fanno mai male, anzi forse sono meglio quelle che ci aiutano anche a crescere. Niente ragazzi, per questo video è tutto e alla prossima, ciao!